Benvenuti, buonasera, eccoci al riepilogo del lunedì sera di quanto accaduto sui campi di calcio, nei campionati dilettantistici, quelli di cui ci occupiamo solitamente, che vanno dalla Serie D alla prima categoria, ma occhiate di tanto in tanto anche ai professionisti. E lo faremo questa sera, più che mai perché si è tornati in campo. In B non l'avessimo mai fatto. No, è una battuta perché non sono andate bene le cose per le calabresi. E niente, quindi anche Serie C, quello che capita, anche in Serie C le cose non sono andate benissimo. E con chi lo faremo? Allora, scendono in campo con me questa sera, alla mia sinistra, Domenico Commisso, portiere del Siderno, questa nobile, decaduta che vuole riabilitarsi, e noi stasera perché ne abbiamo grande voglia, perché ci siamo cresciuti noi appassionati di calcio, con calcio fatto di Locri, Siderno, prettamente queste squadre gloriose che hanno fatto la storia del calcio dilettantistico calabrese e tantissimo anche di questo lembo di terra. Il portiere, appunto, Domenico Commisso, benvenuto in trasmissione. Abbiamo i nostri opinionisti. Abbiamo Gesualdo Albanese e Rocco Calandruccio, e poi abbiamo il tecnico Tommaso Costa. Benvenuto, è un piacere risentirti e rivederti, soprattutto Tommaso, bandiera del calcio sidernese, insomma. Buonasera, grazie Pino, sono contento di essere tornato. È calciatore abbastanza navigato, come lo è del resto anche il portiere Domenico Commisso, quindi avremo modo questa sera anche di spaziare in lungo e largo anche sulle altre, più che mai. Lo faremo comunque, ma c'è un trascorso che riguarda tantissime squadre della provincia di Reggio Calabria, quindi ce ne occuperemo anche per quanto riguarda le vicissitudini attuali, ovviamente, di questi vessilli calcistici. Allora io direi di partire così, voi magari vi accomodate meglio. Noi abbiamo maggiore contezza di quello che è accaduto sui campi di calcio nelle varie categorie. Allora comincerei dalla grafica del campionato di Serie D, partendo dai risultati: Biancavilla Cittanova 0-1, fuori casa vince la formazione calabra, Castrovillari Trapani 1-0, Lamezia Real Aversa 1-0, fuori casa Santa Maria FC 1-0, Gelbison Cavese 2-1, il derby campano tanto atteso, Giarerende 1-1, Licata Cireale 3-1, fuori casa Paternò Portici 1-0, San Luca Città di Sant'Agata 2-1, Troina San Cataldese lotta tra poveri finisce 0-0. La nuova classifica: Gelbison 32, Lamezia sta alle calcagne e 28, Cavese 24, Cireale, Santa Maria 23, Paternò 22, Cittanova, Real Aversa 21, Licata 19, Città di Sant'Agata 17, San Luca 16, Trapani Portici 14, Rende 12, Castrovillari 10, FC 8, San Cataldese 7, Giarre Biancavilla 6, Troina 3. Mi sono stancato, mi fermo qui, le altre le dico dopo. Volevo farle tutte in apertura. Allora cedo la parola a Gesualdo in maniera che mi dica che cosa l'ha più sorpreso, favorevolmente, sfavorevolmente, in questa Allora, categoria. favorevolmente, intanto mi pare che per la prima volta le squadre calabrese, come ben sai, quattro hanno vinto e una pareggiata, Sì. quindi non abbiamo perso nessuno. Quindi complimenti, perché finalmente il San Luca, dopo che non vinceva da 8 domeniche, finalmente ha vinto. E poi la soddisfazione più grande è quella della È tornato Vigolamete. alle canoniche. È venuto adesso il canonico, il mister Vittorio Interni. La Vigor Lamezia, che naturalmente sta andando sempre più in alto nonostante la Gelbison non molla, e in più leggevo proprio in settimana che, oltre ad andare così bene, ha preso anche un calciatore che ha giocato in Coppa nella Champions, un argentino, che quindi sicuramente li migliorerà ancora di più. Io sono convintissimo che il Vigor Lamezia lotterà fino alla fine, insieme alla Gelbison, insieme alla Cavese, per vincere questo campionato. Mi auguro naturalmente che lo vinca e che arrivi prima possibile al primo posto. Per Bella, il resto, bellissima un'altra partita. Sì, soddisfazione grossa e grande sì. soddisfazione è la Cittanovese, che è partita veramente bene, nonostante il programma della società non era quello di andare così in alto, e sta andando veramente oltre quelle che erano le Si è aspettative. ripresa Quindi, dopo magari un passo falso. Non hanno mai pareggiato, o vince o vince o perde, però sì. diciamo che la posizione, Ah sì, intanto, sta andando bene, molto bene, e la posizione di classifica è tale che ci fa dire che sta veramente facendo non bene, ma benissimo, perché a differenza dell'anno scorso, dove si era partito per andare come minimo nei playoff e invece ha rischiato di retrocedere, quest'anno era partito per valorizzare i giovani e per fare un buon campionato, sta facendo oltre quello che erano le aspettative. siamo all'antipasto, ovviamente, questa sera. Ovviamente, grande spazio a quello che è stato il derby della Locride, gioiosa, uno dei derby della Locride, gioiosa Locride di ieri, con
la moviola, insomma, i gol, i commenti, eccetera, eccetera. Tommaso, derby, ma qui di derby tu sei bianco-azzurro, sei di Siderno, quanta malinconia per il vero derby, che poi uno solo è quello tra Siderno e Locri, no? Sì, sì. Lo diceva il presidente Mollica lì seduto qualche settimana fa. Sì, sì, come dici tu, io penso veramente che il derby della Locride vero e proprio sia sempre stato, senza nulla togliere a nessun'altra squadra, Locri-Siderno. E dispiace in questo momento vedere il mio Siderno un pochino più giù di categoria. Comunque io credo che Locri stia facendo un campionato importante e gli auguro di continuare così. È normale che anche noi a Siderno stiamo costruendo pian piano, dopo che purtroppo il calcio, possiamo anche dire, dalle ceneri, era quasi alle ceneri. Poi grazie ad un gruppo di tifosi molto appassionati che ha voluto ricostruire ripartendo dalla terza categoria, stiamo crescendo piano piano e speriamo nel giro di qualche anno di poter rivivere un derby del genere. Con quelle cornici di pubblico formidabili, eh? A proposito di pubblico, noi adesso proprio in queste ore, in queste giornate lo stiamo rivedendo al campo. Che bella cosa, insomma, dopo due anni di oscurantismo. Ieri anche a Siderno c'era tanta bella gente. Siderno sta iniziando a rispondere, anche perché si sta creando entusiasmo. Noi il 15 settembre ancora non sapevamo quale categoria saremmo andati a disputare, perché eravamo ancora in ballo nel ripescaggio. Non abbiamo potuto fare mercato, siamo partiti per fare un campionato tranquillo, lo stiamo facendo e questo sta creando un pochino di entusiasmo. È chiaro che non è abbastanza, però piano piano io spero che negli anni riusciremo a crescere, perché ci vuole lavoro. Però io spero una cosa, che il mio Siderno, la mia squadra, non faccia come sta facendo negli ultimi anni, perché parte dalla terza categoria, parte dalla prima categoria, arriva all'eccellenza e poi ritorna in giù di nuovo e deve ricominciare. Vi auguro che se quest'anno fate le cose, fate con la prospettiva di continuare ad andare sempre oltre e tornare in una categoria dove veramente è la categoria che gli spetta di diritto, però deve rimanere. Sì, non, probabilmente non basta loro, certo, solo l'apporto e il calore del pubblico, sì, cioè dei tifosi. Purtroppo si viene anche da ci vogliono anche le finanze e i partner sostenitori. Si viene da un periodo un po' particolare, dopo il Covid ha colpito un po' tutti. E poi ancora di più, secondo me, una squadra che comunque si era sgretolata, una società che comunque si era sgretolata, ha dovuto ripartire dalla terza, piano piano sta crescendo. È chiaro, come dice il mister, che la cosa importante è costruire per poi rimanere lì e non sprofondare all'improvviso. Non è che è successo solo adesso, no, è successo, più è successo volte. Già è successo due o tre volte. È vero, assolutamente vero. Credo che la società, insomma, debba lavorare per mettersi attorno, insomma, tutta una serie di forze, certo, dalla società, insomma, dalle forze economiche, anche perché ci sono in città. Non basta solo il gruppo di tifosi. Si parla spesso del settore giovanile, però poi non si riesce mai ad andare a crearlo, a svilupparlo. Questa è una cosa importante. Io devo ringraziarvi due volte, non una volta. Una volta già l'ho fatto, lo faccio adesso una seconda volta, perché purtroppo dopo 40 anni che faccio sta cosa, facciamo queste trasmissioni, purtroppo ancora mi sento di rispondere alle volte Gesualdo. Gesualdo non è abituato, perché è abituato ad altri canali a nord, quindi queste cose men che meno è abituato a sentirle. No, abbiamo perso, domani non veniamo in trasmissione, si è soluti, insomma, farlo, ed è una cosa che spiace tantissimo, perché c'è poca sportività, poco sostegno anche a noi che, insomma, siamo qui anche per tenere alti i vessilli calcistici, insomma, la passione di tutti quanti, la sosteniamo, eccetera, eccetera. C'è passione al di là, insomma, di tutto quello che è lavoro e altro. E voi, dopo forse una tra le giornate più storte, no? di questa ricostruzione, ma quanto storta? Insomma, lo chiedo così coinvolgiamo anche il Pipelè. Allora, storta, ma per quali e quanti cause? Ci sono delle attenuanti per la sconfitta di ieri? Sì, ci sono delle attenuanti un po' dell'arbitraggio. Primo posto, mettiamo in primo posto della classifica, poi? Poi lo dicevamo nel fuori onda anche con Mister Costa, il campo. Il campo, un campo molto, molto pesante, e purtroppo a Siderno giocano in tanti e ci penalizza tanto. E niente.
Ascolta, Commisso, io lo dicevo, ma insomma adesso argomentiamo meglio. Tu hai un trascorso formidabile con diverse squadre della provincia, Villa, Villese, anche qui si tratta di una nobile decaduta, ce ne sono diverse, anzi sul campionato poi mi soffermerò tantissimo perché è un campionato eccezionale. Io credo che storicamente mai sia stato così tecnicamente. Come nomi sì, ci sono altisonanti. Importante. Villa, Palmi, che poi Palmi lo incontrerete proprio settimana prossima, sì. È la cosa che meno vi augurevate, insomma, di incontrare alla Palmese proprio domenica, perché ci sarà qualche squalifica a Costa. Sì, sì, purtroppo il rammarico non è tanto l'aver perso la partita domenica, quanto come è avvenuta la sconfitta, e comunque il fatto che avremo delle squalifiche pesanti e... Già eravamo un pochino rimaneggiati per qualche infortunio, sarà un pochino difficile, però andremo lo stesso a cercare di, creare presto... qualche problema. Certo, certo, sono saltati presto ai nervi ieri, magari di qualche persona che navigata poteva un attimino perseverare. Ecco, ad esempio su alcune imprecisioni della direttrice di gara, perché la donna, giusto? Sì, guarda, io a dire il vero... Non mi piace parlare degli arbitri perché ritengo che comunque siano degli episodi che poi durante l'anno a volte ce l'hai a favore, a volte ce l'hai contro. Sì. Però ieri sicuramente non tanto per gli errori specifici, ma per l'intera gestione della gara, per come ha gestito la gara. Pare che abbia scontentato anche la squadra che è venuta a vincere sul campo avverso. Sicuramente. È stata una gara davvero un pochino particolare. Il San Michel... No, assolutamente non penso abbia rubato. Io penso che ai punti ha meritato, se andiamo a vedere le occasioni create, per come sono stati in campo. Però devo anche dire che il loro gol non me ne vogliono gli amici. No, assolutamente. Secondo me è una squadra che ha un livello tecnico molto importante, però se vai ad analizzare gli episodi, i due gol che noi abbiamo subito sono scaturiti da due errori, secondo me, molto gravi dell'arbitro. Però, come dicevo prima, sono cose che accadono per noi, accadono per gli altri, quindi bisogna stare tranquilli e cercare di lavorare per crescere. Si parlava prima di ascensori, no? Se le scendi di categorie, ecco, adesso noi, pure noi lo faremo, insomma, Rocco Calandruccio, perché occhi pure puntati alle vicissitudini calcistiche dell'esterno, ma la categoria, ecco, di cui stiamo trattando è la Serie D. Ieri scontro diretto, insomma, quanto valore, quanto credito dare per quanto riguarda ovviamente l'eventuale vittoria finale di una delle due, Gelbison Cavese. Sì, era la partita verità, tanto attesa, che doveva darci chissà quali, quante indicazioni. Che indicazione ha dato secondo te? Che la Gelbison è al primo posto in maniera meritata, una squadra non a caso imbattuta, però ancora il campo del lungo, tre punti che sicuramente consolidano la vetta della formazione rosso-blu, però credo che ancora sia lunga, ancora i giochi siano aperti. Sicuramente per la vittoria finale sarà tra queste tre, Gelbison, Cavese e Lamezia, con un inserimento eventualmente della Cireale, ecco, la vedo così, quindi ancora è lunga, i giochi sono ancora aperti. Secondo te l'avesse incontrata di questi tempi la Gelbison Lamezia sarebbe scaturito un risultato diverso? Secondo me, forse era un momento l'ha incontrato un momento più delicato, più difficile, c'è stato qualche cambio, qualche avvicinamento. Però no, che comunque la Gelbison in molti pensano che magari potrà calare, può darsi avrà un calo, può darsi che magari tra qui in avanti la vedremo magari neanche dalle prime tre, però a me questa squadra mi conferma domenica dopo domenica che ha tutto per poter vincere, però ripeto ancora è lunga e da lottare contro delle pretendenti molto molto chiaro, forti. Chiaro, Lamezia va al piccolo trotto, però insomma poi se la giudica, il portiere importante è questo, no? Insomma, sì. Anche se non fa grandi cose, però insomma riesce a fare quel gol in più dell'avversario, quello che conta. Una squadra cinica, concreta, pragmatica, ha trovato la giusta equilibratura, ha una rosa di qualità, quindi alla fine ecco perché dicevo anche prima, magari l'avesse incontrata adesso, sì, la Gelbison sarebbe stata forse un'altra musica. Sarebbe stata una bella partita, è stata comunque una bella partita, insomma comunque ha meritato la Gelbison di uscire vittorioso al campo calabro. Sì. Bene, allora cominciamo proprio con Lamezia Terme, Real Aversa, col servizio appunto della nostra calabrese che più di ogni altra ci dà soddisfazioni quest'anno. Lamezia.
Tutti insieme vinciamo, forza Lamezia. Queste le prime parole del nuovo centravanti lametino Raul Rusescu, presentato agli oltre 2000 spettatori del Dippolito in un tripudio di cuori gialloblu. Come anticipato da mister Tony Rio nella conferenza stampa pre-gara, la partita fra Lamezia Terme e Reale Aversa si è rivelata sin da subito una sfida equilibrata e combattuta. Nelle fila lametine si segnala la buona prestazione di Francesco Umb, che il fantasista lametino si è reso pericoloso con buoni assist e altrettante conclusioni a rete. L'occasione più ghiotta per il Lamezia Terme però è al 22esimo del primo tempo, quando Miceli col suo colpo di testa va vicinissimo al gol su una splendida punizione disegnata da Ciccio Corapi. Due minuti dopo ci prova Ciccio Umbaca con una conclusione al volo dal limite dell'area che non c'entra però la porta. Sempre il fantasista lametino a rendersi pericoloso, come in questa occasione al 34esimo, quando la sua conclusione con il mancino però finisce al lato. Al minuto 13 della ripresa avviene però l'episodio che cambia le sorti dell'incontro. Il cross di Tringali per Abercon al centro dell'area di rigore. Il centravanti lametino viene colpito da Russo, che nell'occasione è anche ammonito. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Si incaricherà della battuta il giocatore più esperto della formazione lametina, ovvero il numero 4, Francesco Corapi. La conclusione di Ciccio Corapi, che spiazza il portiere e porta in vantaggio la formazione di Tony Rio. L'esultanza di Francesco Corapi con il pallone sotto la maglia, un omaggio alla compagna in dolce attesa. Ecco la conclusione del centrocampista gialloblu. I ragazzi di Tony Lio vanno vicino al raddoppio. Al 23esimo del secondo tempo il cross di Francesco Umbach e lo stacco imperioso di Maritato, che però non c'entra lo specchio della porta. E ancora Umbach al 35esimo a mettere dentro questa splendida palla per la corrente d'Adalt, che non riesce però a realizzare questo rigore in movimento. La formazione campana prova di raggiungere il pareggio con alcune conclusioni dalla distanza, che l'AI però controlla senza problemi. Al 92esimo occasione anche per Ndiaye, che conquista palla al limite dell'area, ci prova col destro, ma la sua mira è da rivedere. Dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale. Il Lamezia Terme conquista la quinta vittoria consecutiva, battendo al Guido d'Ippolito il Real Aversa per 1-0 con la rete di Ciccio Corapi. Esulta sotto i propri ultras la formazione gialloblu e un abbraccio anche alla tribuna, che ricambia con un grande applauso. Ascolta le nomination, Domenico, e dimmi chi preferisci: Gelbison, Lamezia, Cavese, Acireale? Acireale, via. Sì, d'obbligo metterlo. Però, sono l'opinione Lamezia. Lamezia? Lamezia, sì. Sei un po' partigiano pure, no? Visto, la Calabro. Visto i nomi, sembra che il Lamezia. Visto i nomi, di nomi ne voglio parlare. Intanto, migliore in campo il nostro, Umbaca Gesualdo. Eh sì, domenica scorsa non dimentichiamoci che ha fatto due gol, però, ha vinto la partita grazie ai due gol che ha fatto, e anche ieri ha fatto un'ottima partita. Mi pare che naturalmente il passaggio che ha dato, perché è venuto fuori il calcio di rigore. Comunque un ragazzo che sta facendo veramente bene, ma non mi sorprende neanche un po', perché da giovanissimo poteva veramente arrivare anche nei professionisti, e purtroppo è successo quello che è successo, certo. Quindi, però un bravo ragazzo. Rocco, bene diceva il portiere commisso del Siderno, ci sono nomi importanti nella Lamezia. Abbiamo visto Corapi, altro protagonista, insomma, non sì, ha bisogno di sì, chissà quali e quanti presentazioni, da Dalt pure, insomma. Sì, che porti nomi, quello che conta è la mentalità, perché comunque se poi puoi avere nomi importanti, ma se non ti cali giusto in categorie come questo, rischi sì, poi. Anche questo, è vero, insomma, sono arrivati anche da poco tempo. Molti sono arrivati anche da poco tempo. Quindi ancora di più. C'è aggravio di compito per Lio. Ancora di più merito di Lio, che anche se già era all'interno della società, comunque è stato bravo a gestire il gruppo e a trasmettere, secondo me, quel. L'ambiente da quando è andato via, l'allenatore, sì, subentrato lui, mi pare che ha fatto le mani in pasta. Attenzione, un conto è conoscere l'ambiente. Lui era già arrivato lo scorso anno al mini torneo, perché mi sembra arrivò insieme a Vargas, l'hanno giustamente confermato.
certo, ha avuto l'occasione di prendere la prima squadra da allenatore, da responsabile tecnico, e devo dire che è stato molto bravo. E però adesso ci deve lavorare, ci sta lavorando, almeno in questa fase iniziale sembra. La squadra pragmatica, concreta, non subisce gol, altro dato importante questo. Sì, bene, andiamo adesso alle interviste proprio di Lamezia Terme, Real Aversa, a fine partita nello spogliatoio. Lei si sofferma sul nervosismo, ma non si sofferma sulla partita giocata dalla squadra. No, il nervosismo è dovuto sicuramente da un risultato bugiardo, da un rigore inesistente, secondo il mio parere, anche se non vado mai a valutare l'operato della terna arbitrale, e quindi i ragazzi meritavano sicuramente di più oggi in mezzo al campo, perché l'hanno dimostrato. Una partita sofferta, non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, però comunque non siamo il Real Madrid che giochiamo contro l'Aversa, ma siamo una squadra di Serie D che gioca con un'altra squadra di Serie D, quindi ci può stare la difficoltà. Loro alla fine ci hanno impensierito solo dopo l'1-0 con qualche occasione, perché noi ci siamo abbassati, però sicuramente hanno avuto più palleggio di noi per tutto l'arco della partita. Noi abbiamo avuto una prima occasione con Miceli su calcio di punizione, e poi dopo l'1-0 potevamo chiuderla in qualche frangente, però ci prendiamo questi tre punti anche con tanta sofferenza, e siamo contenti così. E la seconda partita nella quale tu parti domani, qual è la tua condizione fisica e come ti senti, quando sarai al 100%? Ma la mia condizione fisica sta crescendo, perché comunque sono stato 6 mesi fermo più o meno, quindi le difficoltà ci sono, però con il lavoro si supera tutto. Poi le vittorie aiutano sicuramente anche la condizione fisica. Il mister, da quando è subentrato, ci ha dato questa impronta di andare subito alti, perché comunque lui pensa che siamo, essendo in Serie D, la proprietà di palleggio è diversa da una squadra di Serie A, quindi stando più alti puoi mettere in difficoltà l'avversario, quindi la prerogativa è sempre la stessa. Però faccio i meriti all'Aversa Normanna, perché comunque ci ha messo in difficoltà. Il mister ci aveva avvertito che, nonostante sia una squadra giovane, era una squadra che correva, e bisogna fare i complimenti a questa squadra, perché ci ha messo veramente in difficoltà. Quinta vittoria consecutiva, terza vittoria senza subire niente, però forse una vittoria un po' più sofferta del previsto. Qual è il suo commento? Sì, una partita sofferta, una partita difficile, ma lo sapevamo, perché questa era una squadra, avevo detto pure in settimana alla squadra e ai miei ragazzi, che è una squadra che correva, sapeva, ben messa in campo, sapeva cosa fare, e quindi noi abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla. Non siamo stati lucidi quando si recuperava palla e cercare di fare quelle uscite per imbucare i nostri attaccanti, per fare male. Però sono contento soprattutto per la vittoria, perché è arrivata dopo una partita non bellissima fatta da parte nostra, anche merito agli avversari, però questa è una vittoria importantissima che dà morale, e continuiamo a fare incamerare 3 punti che sono importantissimi per la classifica. Io ho visto che Abercorn stava per colpire la palla di testa e l'avversario, il difensore, gli ha dato quelle scarpette in testa alzando la gamba, quindi per me c'è. Poi è normale che per loro non c'era, perché a causa di un rigore e la sconfitta. Sì, che la partita, il risultato più giusto era 0-0, però alla fine noi l'abbiamo buttato dentro, quindi noi abbiamo vinto e loro hanno perso. Andiamo veloci e da subito. Allora, partite pure con le immagini di Jarre Rende, ma prima
datemi modo di chiedere a Domenico Commiso, il portiere del Siderno, se era rigore. Mister Alabersa ha recriminato, era arrabbiato. Da quello che ho visto sicuramente sì, ha fatto un'entrata scomposta, quindi era quasi... Partiamo pure con le immagini, adesso ci arriviamo, sì. Era quasi a tagliarsi la testa. Non hai dubbi quindi, non Domenico? Non ho dubbi, era rigore. Mister Costa? No, assolutamente. Ma insomma, se sembra... ci sono dubbi su questi episodi. Però insomma abbiamo visto che quanta arrabbiatura... assolutamente rigore. Gesualdo, mi pare Rocco, mi pare anche voi. Come per Zotto, rigore è quando l'arbitro fischia. No, vabbè, insomma, ma in questi casi mi sembra anche così, abbastanza eclatante, così, cioè appellarsi e cominciare in conferenza stampa dicendo che quello è un rigore, ma vai a dire altre cose. Ma Vandam vestito da calciatore. Poi magari fai un passaggio sul rigore che magari non hai visto bene, di stare solo davanti, ma insomma mi sembra abbastanza girato. Rende, allora andiamo a Rende, qui vediamo intanto le immagini, già Rende, sto Rende che fa? Ci dà le sue situazioni di tanto in tanto, ma spesso insomma ha delle cadute rovinose. Che dici Rocco? Sembra leggermente in crescita. Nel turno scorso ha vinto il derby con il Castrovillari, ha vinto in casa del Giarre contro un avversario che è una delle delusioni di questo campionato, anche se comunque sono campi difficili, e comunque ha portato a casa tre punti importanti. Un Rende che mi auguro pian pianino possa staccarsi alle zone pericolanti della classifica e proiettarsi perlomeno in una posizione tranquilla, ecco. Quindi augurandomi che magari possano fare qualcosina in più, però sicuramente hanno l'obbligo di fare molto meglio rispetto a quello che hanno fatto la scorsa. Siamo passati dall'alta classifica a non proprio fondo della classifica, ma insomma posizioni medio basse, insomma. Come stanno le cose? Chi rischia, quanto rischiano le calabresi? No. Chi rischia soprattutto? No, io sono convinto che la posizione di classifica è tale che ancora non si può dire che sono fuori completamente, però sia il Rende che il Castrovillari. Il Rende, non dimentichiamoci che ha battuto il Castrovillari domenica scorsa e oggi ha fatto un pari fuori casa, quindi 4 punti che le ha consentito di andare fuori direttamente da quella posizione preoccupante. Io sono convinto che sia l'una che sono l'altra. Sono più meriti nostri, cioè delle nostre, oppure sono dei meriti degli altri? Perché abbiamo visto ieri tanta paura in Trovina a San Cataldese. Certo, no, ma io stanno decisamente molto peggio. Credo molto anche nel Rende, è una squadra che sta crescendo, è una squadra che non dimentichiamoci che ha fatto per tanti anni la categoria professionistica, quindi sicuramente l'atteggiamento è tale che lo porterà fuori da quella posizione che ti fa pensare che ci possano essere delle preoccupazioni. 12 punti non sono pochi, c'ha tante squadre sotto e quindi l'importante che continui così. Io penso che questa volta le calabresi faranno tutti, ci lasceranno tranquilli e non ci daranno mai quella paura che forse retrocedono. Sono convintissimo che tutti faranno bene, le squadre che si devono salvare si salvano senza nessuna difficoltà, e quelli che dovranno fare bene, Cittanovese che sta facendo bene e Rende, ci daranno grosse soddisfazioni. Stavo notando una cosa, non c'entra nulla, però una parentesi la vorrei aprire anche con Acosta, perché è un fattore questo importante anche in prima categoria, perché c'è della gente che sa giocare, sa come adoperare l'attrezzo, il pallone, e vediamo anche partite insomma dove si hanno difficoltà enormi, no? Dove non si riesce a fare 2-3 tocchi, 3 passaggi consecutivi in Serie D, dove abbiamo insomma persone che hanno navigato un pochettino, no? In queste e anche categorie superiori. Ecco, questo è un campo insomma così e così, attenzione, perché c'era bel tempo, c'è stato un fine settimana insomma favorevole, ma guarda che quando piove anche qui insomma le condizioni sono, poi se guardiamo anche a Rende ancora peggio. Ecco, il campo in erba in queste categorie, Costa, quanto inficia un po' in quello che è il rendimento di una squadra e quella che è la preparazione anche di una partita durante la settimana, e poi la prepari tanto magari poi vai... Guarda, secondo me a scontrarti è una sul terreno di gioco impossibile. È una componente importante, soprattutto quando sullo stesso terreno di gioco si vanno a disputare più partite durante la settimana. A Siderno si gioca il venerdì, il sabato, la domenica mattina e poi scende in campo la sua formazione. Guarda, noi domenica abbiamo avuto un episodio un pochino particolare. Nel senso? Sabato c'è stata una gara giovanile, e addirittura domenica mattina, qualche ora prima della nostra gara,
c'è stata. E se piove? Se piove, io penso che se domenica avesse piovuto, noi non saremmo stati assolutamente nelle condizioni di poter giocare. Una squadra che gioca in casa, deve costruire, insomma, deve fare gioco, diventa tutto, insomma, impossibile. Che stai vedendo? Cosa sta emergendo da queste poche immagini di Giare Rende, Gesualdo? No, vedo l'atteggiamento, non tanto l'atteggiamento dell'uno e dell'altro, cioè, è un calcio che veramente mi lascia un pochino perplesso. Io sinceramente da un anno e mezzo che non vado a vedere la partita, sono andato solo ieri dopo tanto tempo, parleremo dopo dell'eccellenza, però sinceramente sono rimasto molto molto deluso. Una squadra prima in classifica. Io pensavo un'altra cosa, poi dico cosa pensavo. Tu invece stai dicendo che magari c'è minor qualità rispetto agli anni passati, questo ci vuoi dire? Sì, è vero. Tecnicamente è un calcio stanno scadendo questi campionati? Sì. Anche di Serie D, attenzione che veniamo da due anni di pandemia, però non so quanto inficia. Per questo è cambiato un pochino, è cambiato tanto, in qualsiasi categoria. Ecco perché dicevo, insomma, anche in prima categoria, poi perché Costa, non so quanto segua anche questi campionati, ma non si immagini, mister, che ci sia tutta questa differenza, anche se ci sono tre categorie di distacco. Però, come dice il mister, io sono d'accordo con il mister, perché questo al di là del campo, dei campi. No, facciamo un discorso generale. Secondo me il livello tecnico è calato tantissimo negli anni. Tantissimo. C'è qualcuno che dice perché. Cioè, se prendiamo ad esempio, qui prima si parlava di derby Siano Locri, ne hai disputato qualcuno, mister. Sì. La qualità di quei tempi era un'attuale Serie C o cosa? Assolutamente, un altro livello, un'altra mentalità calcistica, un'altra mentalità, davvero, veramente. No. A proposito di mentalità, io pensavo si riferisse al Rende, che insomma adesso c'è un altro piglio, soprattutto in campo avverso, vediamo un po', insomma, giocare a testa alta, molto alta rispetto, insomma, a squadre abbastanza quotate, no? C'è quella sicurezza che nelle prime giornate non c'era, e la classifica, insomma, stava appunto a certificare questo stato confusionario iniziale. Andiamo avanti e vediamo altro servizio, così cerchiamo un po' di giocarci nel minor tempo possibile in questa categoria, perché, come dicevo, dobbiamo tanto focalizzare le nostre attenzioni al derby, con la D minuscola, però pure di derby si tratta, tra Gioiosa e Locri. Allora andiamo a vedere il servizio di Castrovillari Trapani. Nella 12ª giornata del campionato di Serie D, girone I, il Castrovilla ritrova la sua prima vittoria sul proprio campo, battendo per 1-0 il Trapani di mister Criaco grazie ad un acuto di Mazzotti al decimo della ripresa. Ma andiamo alla cronaca. All'ottavo minuto Tripicchio suona la carica e il sinistro del numero 10 finisce di poco a lato. Passano solo 3 minuti e Azzaro dal limite lascia partire una legnata che sfiora il palo della porta difesa da Cultraro. La reazione dei Granata al 25esimo con un tiro dalla distanza con la palla che finisce abbondantemente alta sulla traversa. Il Castrovilla rigioca bene, tiene palla per poi verticalizzare improvvisamente. Al 28esimo Teiu ha la palla buona per il vantaggio. Il numero 75 si aggiusta la palla sul destro e dal limite mira l'incrocio dei pali, vola e salva la propria porta Cultraro. Prodezza balistica del rossonero e risposta altrettanto prodigiosa del portiere siciliano. Al 33esimo il Trapani va in gol, ma l'arbitro fischia la posizione di offside De Felice prima ancora che il giocatore possa concludere a rete. Il tempo si chiude con 2 conclusioni da parte dei padroni di casa. Al 40esimo il tiro di Azzaro è sporcato da Maltese. A tempo quasi scaduto, Anzillotta tira debole centrale, nessun problema per l'estremo difensore siciliano. Nella ripresa il Castrovilla rientra in campo con maggior consapevolezza. Al 5º minuto Tripicchio dalla distanza non inquadra lo specchio della porta. Al 9º minuto Azzaro si procura un calcio di punizione dal limite. Sul punto di battuta si porta il solito Tripicchio, il sinistro del numero 10 centra in pieno il palo. Il più lesto di tutti è Mazzotti che sotto misura di testa ribadisce in rete. Il vantaggio rossonero è una liberazione che si concretizza con la fuga sotto la curva. La debole reazione del Trapani al 14esimo su calcio di punizione, il sinistro di Tedesco trova un attento Aiolfi sulla traiettoria. Al 23esimo Tripicchio prova a sorprendere dai 40 metri Recchia fuori dai pali e il tiro manca di precisione. Al 28esimo il sinistro di Olivera non sorprende un attento Aiolfi che disinnesca.
Nei minuti restanti non succede più nulla di rilevante, tanto possesso ma nessuna azione che valga la pena di segnalare. Dopo 6 minuti e 30 di extra time l'arbitro manda tutti sotto la doccia e Castrovilla riconquista la sua prima vittoria al Mimorenden questo campionato e si porta a 10 punti in classifica. Ai nostri microfoni il direttore generale Renzo Giannoni. Direttore, arriva la prima vittoria tra le mura amiche dopo quella esterna di Lamezia, finalmente Castrovilla gioca bene e questa volta non si fa raggiungere nel finale di partita, portando a casa 3 punti fondamentali che muovono la classifica ma soprattutto il morale. Assolutamente, 3 punti che servono per il morale e per la classifica, come hai detto tu, per riuscire ad arrivare il prima possibile alla salvezza, che è l'obiettivo che tutti quanti sappiamo. Stanno lavorando, servono per raccogliere anche i frutti di tanti sacrifici che i ragazzi e il mister alla fine stanno facendo e anche noi come società e tutte le responsabilità che ci siamo presi quest'anno, quindi siamo felici di aver regalato a tutti i tifosi la prima vittoria casalinga e siamo felicissimi della loro vicinanza che stanno mostrando nonostante i risultati comunque non siano stati diciamo positivi finora. Infatti è arrivata la prima vittoria casalinga e noi li ringraziamo e rifaccio l'appello per la prossima, perché noi abbiamo bisogno, anche i ragazzi e noi abbiamo bisogno del loro supporto, importantissimo, che loro siano dalla nostra parte. Ed è arrivata la prima vittoria anche in casa in una fase abbastanza avanzata del torneo, ma bene che sia arrivata. Eppure insomma qualche settimana fa ha vinto sul difficile campo di Lamezia Castrovilla, insomma i tanti perché di questo torneo. Prima si parlava di tecnici, ci felicitavamo anche nel sapere che c'è un tecnico nella squadra che insomma di una squadra che sta per ambire alla vittoria finale, che sta lottando per la vittoria di questo torneo, che è proprio del luogo. È una cosa bellissima, perché spesso assistiamo a squadre che hanno allenatori che arrivano insomma da chissà quali luoghi lontanissimi eccetera eccetera. A proposito di tecnici, Costa, insomma quanti bei ricordi, no? Vabbè, insomma, ricordi sotto un certo aspetto, ricordi belli dal punto di vista personale, sì, perché tu eri nelle giovanili a Messina e lui giocava proprio a Messina. Parliamo di Leo Criaco, invece il tecnico che abbiamo appena visto insomma della squadra sicula, e però brutti ricordi per quanto riguarda insomma quando si giocavano quei derby con le sue legnate, ricordi insomma quanti dolori dava. Leo davvero un professionista esemplare, una persona seria, e gli auguro veramente cose buone perché se lo merita. È uno che ha fatto la gavetta. Sì, un calciatore, anche sì, ma un professionista, quindi, veramente un professionista. Ricordiamo le sue grandi punizioni, insomma, gol epici, eccetera, eccetera. E, vabbè, il dattilo, insomma, adesso al di là insomma, di Criaco, dattilo, possiamo dire, no? Il dattilo, no? dello scorso anno, sì. Quello è. Sì, diciamo. Peccato che si è perso un vestito calcistico importante in quella, però insomma si sapeva che lì saremmo andati a parare. L'avevamo previsto anche. L'avevamo era in Serie B fino a qualche anno fa. Sì. Un anno fa quasi, sì, l'avevamo previsto. E altra grande delusione, questo ti volevo chiedere. Sì, insieme a Giarre li ritengo le squadre che fino adesso hanno deluso maggiormente. Sì. Facevamo tanti nomi alla vigilia, sì, sì. E poi ne abbiamo scoperto. Sì, per il blasone che hanno e per le potenzialità che hanno, secondo me si stanno esprimendo al di sotto dei loro. Forse l'unica che ha attenuanti, che stiamo giustificando anche da qualche settimana a questa parte, è la Cireale, che si sta, sì, costruendo ancora meglio e, sì, sta ottenendo anche qualche risultato, ecco, importante. Prima, sì, ha perso il derby sul campo di Licata, però era imbattuta fino a una domenica fa. Però, via le immagini di San Luca, città di Sant'Agata. È una piazza, sì. È una squadra comunque, ha una rosa che ha tutto per provare, per stare nelle prime posizioni. Quindi, appunto, come ho detto prima, credo che la Cireale va inserita, ecco, tra le possibili candidate per la vittoria finale. Molto bene. Perlomeno lì a giocarsela. Costa, qui stiamo in un altro campo, insomma, che spesso insomma fa parte insomma delle nostre cronache, vabbè, dei nostri lamenti. Allora, qui abbiamo adesso un San Luca nuovo, insomma, così, no? Un nuovo viatico, ecco, che però insomma, stando a quello che è successo ieri e alla partita di ieri, insomma, penso che possa darci nuove belle speranze. Sì, io
sai, all'inizio ho parlato molto molto bene del San Luca, anche se la critica, ovviamente dobbiamo aspettare anche qualche partita, perché insomma sì, alti e bassi, alti e bassi, certo, la critica l'ho fatta per come aspettiamo almeno un paio tre partite buone. L'anno scorso ci aveva dato quella grandissima soddisfazione, sì, quella di vedere San Luca nei playoff. È iniziato l'anno successivo con problemi come ce l'ha avuto la Bovolinese, come l'ha avuto il Roccella, come sembrava che non si iscrivessero, però allo stesso tempo ha mandato via un allenatore che era arrivato quarto, tanti giocatori molto bravi che sono andati via, hanno ripreso altri, però è una società che sa quello che vuole e che sta facendo bene. Ora le difficoltà ci sono state, 8 per 8 partite non vince, da 8 partite non vinceva, uh-huh. Adesso finalmente abbiamo vinto questa partita e mi auguro e spero, anzi ne sono convinto, che in virtù della squadra che ha a disposizione il nuovo allenatore, perché anche certo, qua parliamo dell'allenatore che faceva il secondo per tanti anni, adesso fa la prima squadra, così come al Vigor Lamezia, tantissimo. Sì, sì. Ecco, e quindi sicuramente è già stato pro tempore in qualche volta, insomma, ci darà passato, però quella soddisfazione di vederli in una posizione di classifica che ci si l'aspettavamo. Ma cosa manca? Un po' di serenità, cosa manca, Rocco? Cosa manca? No, adesso il San Luca si è ritrovato, riparte, guarda un po' lì che succede, riparte da una figura di fiducia come mister Canonico, mm-hmm, che da anni ha contribuito alla scalata dei giallorossi fino ad arrivare alla Serie D, una squadra un po' più, diciamo, ecco, come possiamo dire, funzionale a questo campionato, una squadra concreta. Abbiamo visto anche il carattere, che era andato in svantaggio, è riuscito a ribaltare il risultato e ha ritrovato una vittoria importantissima per il proseguo del campionato. Adesso col mercato di dicembre sono sicuro che la società con intelligenza e in maniera mirata si rafforzerà per cercare, secondo me, di vivere una stagione nelle posizioni. Sono cambiati anche i valori nelle squadre siciliane, anche Città di Sant'Agata, che insomma mi ha fatto campionati disastrosi, no? Nelle ultime annate, adesso è una squadra, insomma, da prendere con le pinze, eh? Un buon campionato, è una società che ha puntato sulla continuità, sì. Lo scorso anno ha preso in corsa Giampà, dopo la salvezza ottenuta, seppur con i playout annullati, ha deciso di dare fiducia a questo allenatore, che devo dire che ripartendo praticamente dall'inizio, facendo la preparazione e programmando da inizio stagione, sta facendo un buonissimo campionato. Allora, questo passaggio adesso tra Serie D e Eccellenza lo intervalliamo intanto con Siderno prima categoria, perché abbiamo, insomma, gli ospiti appunto del Siderno prima categoria e, come dicevo, anche beneficio di chi si sta ponendo sul da poco alla visione, adesso alla visione, cerchiamo di intervallare un po' questi campionati che stiamo trattando con i nostri opinionisti con i nostri ospiti che ci parlano di Siderno di prima categoria. Intanto la classifica, la giornata: fuori casa Gallico Boca 1-0, Paolana fuori casa batte Bolinese 2-1, Cotronei Sarsale 0-0, fuori casa Locri Gioiosa 2-0, fuori casa Soriano Isola 3-2, Morrone Roccella 3-0, Reggio Med Città di Acri 3-3, Scalea Stilo Monastrace 3-1. La classifica: Locri 27, Morrone 22, Reggio Med 20, Sarsale 19, Paolano 18, Cotronei 16, Soriano 15, Gallico e Scalea e con Stilo pure 12, Città di Acri e Gioiosa 11, Bolinese 10, Roccella 6, Isola 5, Boca 4. Dicevo, prima del servizio, adesso ci dedicheremo ampiamente con somma calma al derby di Roccella tra Gioiosa e Locri, ma come ha assortito il Siderno quest'anno? Mai. Già Costa diceva, insomma, abbiamo fatto la squadra proprio sull'ultimo istante. Il Siderno è assortito per fare un campionato tranquillo e ci sono 4-5 veterani di noi, tra cui medi grandi, poi ci stanno tanti giovani che speriamo che hanno un futuro roseo, perché già stiamo giocando addirittura. Se ti va di fare qualche nome, fallo pure, insomma, così cerchiamo, insomma, di capire subito dei grandi c'è l'esperto, nella speranza di vederli poi, insomma, la ribalta fra qualche anno. Dei grandi c'è l'esperto Mario Pura, e poi c'è Luigi Romeo l'attaccante, sì. Ci sono i fratelli Pasqualino, che hanno vinto pure dei campionati, dei giovani ci sta un ragazzo sempre Pura, che
non può stare nella nostra categoria, nella prima, e può giocare. Certo. Gesualdo annuiva, no? Probabilmente un certo scalpore, non so, sentendo questi numeri, ha fatto un certo effetto, anche a me lo fa, anche a chiunque lo può fare, insomma, conoscendo il calcio dilettantistico, i nomi, insomma, Siderno, queste piazze, eccetera, eccetera. Però attenzione, Costa, perché sì, ci sono nomi importanti, però ci ritroviamo, questo lo dicevamo appena, un passato all'inizio, in un torneo quest'anno difficilissimo, stranissimo, perché poi con tutto quello che è accaduto, insomma, la perdita della categoria, della serie di qualcuno, insomma, qualche precipitazione così repentina, tante si sono volute riorganizzare quest'anno e ci si trova in un campionato con squadre fortissime. Sì, quest'anno non sembra di stare in prima categoria. Assolutamente. Io l'altro giorno, è un'eccellenza. Che cos'è la prima categoria quest'anno? In un'intervista ho quasi scherzato dicendo che quasi potremmo chiamarlo non girone D di prima categoria, ma girone C di promozione. Abbiamo fatto questa battuta. Sì, io addirittura dicevo eccellenza. Ci sono squadre come la Deliese, la Palmese, la Propellaro. Anche il San Michele, che è una squadra assolutissimamente da non sottovalutare. Sì. Perché la Rosarnese, non avendo iscritto la squadra in prima, tanti giocatori sono passati con la San Michele. Hanno preso anche due o tre elementi del Gioiese a inizio stagione e secondo me saranno una squadra che staranno lì nei playoff. È chiaro che le favorite secondo me saranno in assoluto alla fine la Deliese e la Palmese. Io dico soprattutto la Deliese per una semplice constatazione: io credo che abbiano dei giocatori che comunque conoscono molto bene la categoria, e se non conosci bene questo tipo di categoria, se non ti abitui subito alla mentalità, è difficile poi riprenderti. Avete fatto una buona formazione, perché pensavate di fare la seconda categoria e quindi fare magari anche un sol boccone la seconda categoria. Vi siete trovati in prima categoria senza la possibilità di poter spendere, però già, insomma, si diceva, l'ossatura è abbastanza consistente, no? Perché sono giocatori importanti, no? Che fanno parte appunto dell'attuale 11, che hanno un trascorso formidabile. Però al di là di questo, qui se si vuole pensare ad un futuro roseo, cioè ad un ritorno a categoria più consona a quello che il silo calcistico siderese, la storia, il blasone, ecco, in concreto da dove bisogna ripartire? Ecco, quali dovrebbero essere in realtà i primi passi da compiere, Costa? Ma guarda, innanzitutto bisogna star tranquilli e cercare di lavorare con quello che si ha. Noi abbiamo una rosa discreta per la categoria, abbiamo, sì è vero, gente d'esperienza, ma abbiamo anche dei ragazzi che, mi dispiace dirlo, ma c'è qualcuno che non ha neanche fatto la scuola calcio, quindi ti ritrovi ad effettuare delle esercitazioni anche durante gli allenamenti, poi ti devi fermare e interrompere i ritmi perché devi spiegare. Ecco, a parte la prima squadra, voglio, al di là della pandemia di questi ultimi due anni, dove magari questi ragazzi anche hanno toccato palla, oppure tra le mura domestiche magari, sappiamo insomma quanto possa essere stato difficile per loro e per il calcio sidernese, ma per il calcio in genere, ma non si era, mi pare, non vorrei adesso che qualcuno se la prendesse, lavorato tant'è bene con i ragazzi. Quest'anno è stata allestita la formazione juniores, in realtà lo era. E questi stessi ragazzi non è che avevano tanti sbocchi poi, insomma, infatti, una volta raggiunta una certa età. Quest'anno abbiamo allestito anche la juniores e si sta lavorando discretamente bene anche lì, perché comunque ti ritrovi ad avere dei ragazzi di cui hai bisogno. La prima squadra è importante anche per questo. Sì, per questo ti ritrovi per ad il avere test dei probante che comunque ti servono perché c'è l'obbligo dei fuori quota, certo. E quindi l'abbiamo fatta non per l'obbligo, ma perché ci serve, perché in prima categoria, come sai bene, non c'è l'obbligatorietà, sì, di avere la juniors. No, sì. Noi abbiamo voluto farla, comunque la, sì, società ha voluto farla, e credo sia stata una cosa importante soprattutto per questo discorso dei fuori quota. Ma si parla di quest'anno, ecco, fammi un po' capire anche un po' i rumors che ci sono. Si parla di quest'anno, già si parla degli anni a venire, come intervenire, come darsi una regolata magari quest'anno, insomma, una sorta di traghettamento, perché ripetiamo per l'ennesima volta, ci siamo ritrovati dinanzi a un campionato che non ci aspettavamo un po' di diciamo militarci, che questo è un anno di transizione, ecco, per la società, per la squadra, è un anno in cui dobbiamo cercare di valorizzare quei 4-5 ragazzi che comunque hanno delle qualità che ti potranno dare una mano in futuro. Su questo parliamoci chiaramente, sono squadre che sono partite
molto tempo prima del Siderno, che sono attrezzate per vincere questo campionato, e più d'una anche, e più d'una, e quindi magari anche questo, insomma, accorgimenti in corso d'opera erano quanto mai, insomma, inutili. Era superfluo quest'anno, insomma, intervenire e spendere soldi magari in maniera... No, guarda, assolutamente. Improduttiva. Io penso che quando parliamo di Palmese e Deliese soprattutto, parliamo di due società che hanno già pianificato attentamente ciò che vogliono, e quindi rodiamo meglio, inseriamoci per meglio, dietro creiamo l'entusiasmo magari. Noi dobbiamo lavorare e cercare di fare un campionato tranquillo. E cercare di alimentare appunto l'entusiasmo della gente, gli stessi tifosi che hanno ricostituito appunto la società. Bene, andiamo a vedere questo servizio e nel contempo chiedo alla regia di mettersi in contatto con l'ospite appunto che può parlarci meglio di questa partita, perché ne è stato protagonista. Allora, Gioiosa, Locri, servizio intanto. Assistiamo all'incontro che è iniziato in questo momento. Gara dunque cominciata, maglietta amaranto per il Locri, buono il palleggio, poi sciupa tutto invece Albanese, tiro velletario contro l'estremo difensore del Gioiosa, facilmente parato. Questo calcio d'angolo, tutto il Locri a difendere, non c'è un solo calciatore davanti, parte l'angolo, sotto la porta, attenzione ancora, sfiora il gol clamoroso, ecco il tiro di punizione, parte il tiro e la traversa che viene toccata. Locri che prova a ripartire adesso, e Luca ancora sulla fascia destra, si insiste lì, parte un cross sotto porta, attenzione al colpo di testa, ancora il pallone che resta pericolosamente in area di rigore, ecco il tiro d'angolo battuto. L'uscita ancora non in maniera perfetta dell'estremo difensore Caputo, che poi si riscatta parando tutto. Finisce qui, finita 0-0 il primo tempo. Ecco, adesso è partita la gara. Ancora la testa del calciatore locrese, era Dodaro. Pallone al lato. Raso ha colpito di testa, rimessa laterale locrese. L'Amaranto provano a spingere a destra. È stato sempre il punto dove sono riusciti ad entrare molti di più, quantomeno nel lato, invocano l'irregolare da una papera assurda. Non se ne è avveduto il direttore di gara di un qualcosa, ma è un gol casuale, anche una mezza papera, se non del tutto. È un gol casuale, un tiro che il portiere non ha controllato bene, diciamo un errore del portiere, però è da dire che il gol è stato originato da un fallo laterale che non doveva essere sanzionato, perché il calciatore dell'Ocre ha fatto una battuta irregolare, l'arbitro e il guardalinea hanno lasciato correre, sugli sviluppi di questa azione è venuto fuori il gol. Certo, Caputo poteva essere più attento, però un gol a freddo che neanche il Locre si aspettava. Prova a organizzarsi ancora Aquino, lancio in avanti, ancora attenzione, brutto intervento, gamba alta, dice non l'ho toccato, però l'intervento in gioco pericoloso, ci sta tutto, anche il giallo che viene mostrato direttamente in porta. Ancora Caputo, stavolta riesce a catturare il pallone in maniera sicura. Altro nuovo entrato, il numero 57 del Locri, La Rosa. È il rischio ancora per il Gioiosa, che ha rischiato di capitolare. Prova a entrare adesso Carella, lo scambio con il compagno di squadra, un diagonale che per poco non si infila. Prova il break adesso il Gioiosa, in palleggio viene fermato Canfri di testa, allunga solamente, altro erroraccio, svarione, attenzione perché mette in moto, attento al colpo, non c'è nulla, dice il toro di gara, e c'era un gioco pericoloso, gamba tesa, un fallo netto in aria, gioco pericoloso, non, l'arbitro ha fatto finta di non vedere, però un'azione molto plateale. Si allarga il gioco da questa parte, Leto prova ad andare 1-4-1, poi cede il pallone al compagno di squadra, parte un cross, la parata incerta ancora una volta di Caputo, stava per mettere in moto
l'attacco del Locri. Ecco l'angolo che viene battuto in questo momento sotto porta, ma sbagliata la misura completamente. Errore anche questo Pacchiano. Ennesima rimessa in avanti. Si è perso un po' le misure alla testa perché insomma non si riesce a produrre gioco. Parte un lancio, stavolta Carella in posizione regolare. Attenzione, Carella in aria. Parte un tiro e gol. Segna anche Carella, 2-0 per il Locri, che mette il sigillo alla gara. 2-0, alla fine risultato pesante, ma ci sta perché è gioiosa. Nel secondo tempo è davvero scomparso. Elio. Sì, un risultato pesante per il Gioiosa, anche se dobbiamo dire che da questo incontro la squadra biancorossa esce a testa alta, però alla fine quello che conta è il risultato finale. Finisce qui il risultato finale, quindi 2-0 a favore del Locri sul Gioiosa. Allora, abbiamo già Matteo Gio, vediamo subito. Allora c'è Matteo Gian Gio, direttore, c'è? Buonasera ai tuoi ospiti anche, soprattutto. Sì, ciao Matteo. Direttore, buonasera. Allora era una festa, però una festa che ha lasciato l'amaro in bocca poi alla fine. Insomma, anche sui social abbiamo visto, si è parecchio recriminato su tante cose. Da dove vogliamo cominciare? Beh, a questo al di là poi dei meriti, intanto del valore del Locri, eccetera, eccetera. Poi lo diremo magari. No, ma sicuramente non era questa la partita che doveva fare il Gioiosa. Dovendo discutere, dovendo parlare. Però diciamo, no, noi siamo contenti perché in realtà la festa c'è stata, intanto sì, c'è stato carino. Pubblico, è stata una bella gara, abbiamo, diciamo, siamo usciti a testa alta, che è la cosa, diciamo, importante per noi, perché ripeto non era questa la gara che dovevamo vincere, anche se nel primo tempo abbiamo messo sicuramente abbiamo messo in difficoltà il Locri, però il Locri non lo scopro né io né la squadra, anzi una doppia squadra, perché loro in panchina avevano una seconda squadra e hanno avuto, diciamo, tra virgolette, non dico vita facile, ma hanno avuto la possibilità di fare i cambi voluti. Noi invece con qualche assenza pesante, con diciamo una squadra che ancora è un po' incompleta, diciamo ci siamo comportati abbastanza bene. Quindi recriminare poi alla fine, insomma, ci sono errori che ci possono stare. Ma quali? Appunto, direttore, appunto questo, vogliamo un po' sminuzzare un po' questi episodi. Da dove cominciamo? A me non piace, voi sapete, io ho fatto l'arbitro, non mi piace parlare degli arbitri, specialmente perché sono le difficoltà che trovano di volta in volta questi. Direttore, avevamo perso per un attimo. No, non vorrei che poi rivolgessero a lei, perché a livello social prima con Gesualdo ho visto qualcosa, si è scatenato il putiferio, vuol dire tanta gente che ha recriminato, maglie strappate, rimesse laterali, insomma. No, non dobbiamo esagerare, perché insomma succedono, stiamo parlando, non è che stiamo esagerando, appena. In campo succedono, quindi non, la gara poi sinceramente è stata abbastanza corretta, quindi ci mancherebbe. Se si può dire qualcosa, c'è stato qualche errore, ma molto pacchiano da parte magari più degli assistenti, in quanto sulle rimesse laterali un po' più di attenzione, ma sono episodi che possono verificarsi e che non possono, almeno per quanto mi riguarda, non ci possiamo appigliare a queste cose, perché poi cadremo nel ridicolo, perché ripeto, sono ragazzi che sbagliano, così come i nostri attaccanti o i nostri difensori o il portiere sbaglia, eccetera. È una cosa che vale per tutti. Sì, però direttore, siamo in eccellenza, lei parla adesso ancora con la carica direttore in promozione, siamo già in eccellenza, ci deve essere una qualità maggiore, insomma la rimessa laterale. Sì, ma sono facile capire se viene fatta a regola d'arte o meno. Si portano dietro, diciamo, dal settore giovanile, perché dovrebbero cominciare a stare attenti gli arbitri in modo particolare nel settore giovanile, perché poi i calciatori continuano a sbagliare a questi livelli e magari l'arbitro non se la sente di fischiare determinate infrazioni. Ecco, diciamo, è un po' la colpa è da tutte e due le parti.
ma ripeto, non ci dobbiamo certamente affiliare a questo. Ripeto, noi siamo contenti della prestazione, certamente del risultato no, ma come ho detto in precedenza, abbiamo incontrato una grande squadra che credo non avrà difficoltà a vincere questo campionato, quindi... Allora, direttore, aspetti, perché qui c'è già chi obietta, perché poi abbiamo anche la fortuna di sapere, di aver visto ieri al campo, tornava con enorme entusiasmo Gesualdo, mi pare che non sia uscito poi con quell'entusiasmo iniziale. No. Che è successo, Gesualdo? No, entusiasmo. Le sensazioni provate quali sono state? Entusiasmo. E poi magari anche qualche domanda. No, no, che domanda? Ad Angio, io ho visto la partita fino al gol del Locri. Sì, sì. Dopodiché quel gol che poteva evitarlo. Le nostre camere hanno pure inquadrato quando usciva al campo. Maria di Gioioso, per la cronaca. Gioioso poteva evitare questo gol se l'arbitro avesse dato retta al guardialinee, perché mi pare che abbia ha visto che c'era qualcosa che non andava. Ha visto che c'era qualcosa che non andava. Questa è anche la mia sensazione. L'arbitro ha fatto giocare lo stesso. Sì. Poi c'è stato l'errore, purtroppo, del portiere, e il Locri è andato in vantaggio. Mm-hmm. Però fino a quel momento là, io ti giuro che ho visto una partita che non avevo nessuna voglia di stare là, perché non è affatto vero che è stata una buona partita. La buona partita è stata del Gioiosa, in quanto sapeva di giocare contro la prima in classifica e si doveva difendere e fare un qualcosa per non far andare in vantaggio il Locri, e il Gioiosa l'ha fatto molto bene, al punto che fino a quel momento là non ha tirato in porta né il Locri né il Gioiosa, anzi il Gioiosa aveva avuto l'opportunità sul calcio di punizione di andare in vantaggio, ha preso la traversa da parte di sopra. Sì. Poi ti ripeto, una partita che a me non è piaciuta neanche un po', specialmente non quella del Gioiosa, che sapevo benissimo che avrebbe dovuto difendersi e quindi sicuramente giocava per cercare in tutti i modi di non mandare in vantaggio il Locri, però non mi è piaciuto assolutamente sotto l'aspetto del gioco il Locri. Ti ripeto, appena ho visto il gol me ne sono andato, perché mi stavo veramente annoiando e non mi piaceva assolutamente. Le spiace questa analisi fatta da mister albanese, Angio? Beh, io ripeto, non entro nel merito, perché guardavo chiaramente il Gioiosa e ho detto per l'appunto che il Gioiosa ha fatto un ottimo primo tempo e poteva fare qualcosa in più. Abbiamo messo sotto il Locri in questo senso sicuramente. Io del Locri posso solo dire questo, che loro a livello di singoli, di calciatori, forse il gioco non c'è stato, però a livello di singoli hanno dei calciatori sicuramente molto più. Mi scusi, ma proprio perché stiamo parlando di una squadra che ha tanti giocatori validi per la categoria, io dico che con un giocatore del genere avrebbero dovuto giocare molto molto meglio da come hanno giocato. Tutto qua. Io non sto dicendo che il Gioiosa si è comportato molto bene. 45 minuti del primo tempo il Locri non ha fatto un tiro in porta. Vero. Ma infatti io questo dicevo, certo, certamente. Però del Locri non voglio certamente. No, per carità, adesso non. Una squadra cinica, di dire altro, ho detto solo che per noi diciamo è stata una bella festa, un grande pubblico, e chiaramente siamo soddisfatti perché, ripeto, siamo sicuramente usciti a testa alta contro una grande squadra, ecco, certo. In questo senso. Poi, ma poi volevo dire che qua con l'immagine televisiva abbiamo visto anche che probabilmente c'era anche qualche fra i due rigori che poteva essere uno sì uno no, ma uno secondo me era sulla maglia strappata lì dell'attaccante, assolutamente, quindi ci stava anche che prima del gol, del secondo gol che ha subito il Gioiosa, guarda caso poteva andare anche in parità. Rocco? Sì, certo. Faccio più altro una considerazione più che una domanda. Io penso che il Gioiosa ha fatto la partita che doveva fare, d'attesa e poi provare Gioiosa. Il Locri, se parliamo dal punto di vista dell'estetica del gioco, cioè in queste categorie è difficile vedere una squadra che giochi un calcio. Ieri a Reggio Locri mi ha impressionato in maniera positiva sul piano del gioco. Il Locri è una squadra cinica, esperta, e al primo errore ti punisce. Non è che magari si stava risparmiando per mercoledì? Non lo so, anche al Reggio Meda c'è la fine di Coppa mercoledì, a Reggio. Se diciamo quello che dicono tutti, cioè che alla fine
nel calcio conta solo il risultato. No, il risultato l'ho ottenuto e via, però io ti sto dicendo che guardando una squadra che ha dei buonissimi giocatori che pensavo facesse molto molto meglio sotto l'aspetto del gioco, ma ha deluso profondamente. Sì, sì, sono d'accordo, perché per l'organico che c'ha sicuramente le attese del mister sono legittime, però è una squadra che comunque bada molto più alla sostanza e ti punisce il primo errore. Ascolti direttore, ma a proposito di mister, è stato l'avvento di Scorrano a rimettere in quota il Gioiosa o c'è dell'altro? Intanto Scorrano è un perché gioca motivatore. E fa i punti il Gioiosa. Sì, è un grandissimo motivatore, poi sicuramente vabbè, lo conoscono un po' tutti, lo conoscete un po' tutti, è un allenatore che ha vinto a Locri, quindi ha vinto un campionato, ha vinto la Coppa e quindi è uno di quelli che diciamo ci sa fare in modo particolare con quelle squadre che diciamo hanno anche una società dietro in modo particolare, anche questa è stata la sua scelta. Noi siamo contenti di questo perché già lo avevamo avuto in passato. Ritengo che comunque la grande motivazione, la forza di questo allenatore, una conoscenza più approfondita del campionato, siano le armi giuste per aver dato una svolta e probabilmente qualcosa in più ci potrà essere quando adesso si aprirà il mercato e forse qualche cosina. Anzi sicuramente qualche cosina la società vuol farlo perché anche il mister ha chiesto qualcosa per cercare questa salvezza tranquilla in questo e poi come si diceva dopo i grandi appetiti della nuova categoria, l'eccellenza, la categoria importante, anche quello di disputare un derby importante con il Locri, no? Ecco, dopo anni insomma di patibolo in promozione, no? È vero? Che sensazione provate? Piace a tutti incontrare il Locri per una duplice situazione, quella diciamo sicuramente di cuore, nel senso che è un derby abbastanza sentito, ma poi anche perché porta del pubblico e quindi ieri diciamo le casse societarie, almeno da questo punto di vista, sono state hanno riso positivamente, abbiamo riso positivamente in questo senso, quindi sì. È importante perché è una società che ha dietro un grande pubblico, anzi io voglio fare i complimenti al pubblico dell'Ostri che ieri è stato davvero esemplare, sempre, giustamente sempre. Sostenuto i propri colori, ma assolutamente un grande fair play anche con i nostri tifosi, quindi queste sono le cose belle del calcio. È il migliore uomo in campo, o quasi. Dunque, probabilmente qualcuno sta muovendo delle invidie nei suoi confronti questa sera, Angio, perché in studio ho due sidernesi. Che hanno disputato pure dei derby. Il vero derby credo sia proprio Locri Siderno, quindi non è che non lo dico io, lo dicono tutti. Non so quindi. Se sia invidia, stanno rosicando o cosa. Buonasera, Matteo, buonasera. Buonasera a voi. No, ma sicuramente il Siderno da qui a pochi anni, io mi auguro prestissimo, tornerà nelle categorie che contano, quindi è l'augurio che faccio agli amici di Siderno, ma soprattutto a questa città che merita sicuramente un calcio più di categoria. Vabbè, per il momento l'avete sostituita in maniera abbastanza nobile, cioè abbastanza importante. Avete fatto le veci, ecco, in questo fine settimana. C'è Rocco, una domanda veloce direttore, e poi la lasciamo. Sì, Matteo, ti volevo chiedere quanto siete soddisfatti del vostro cammino fatto finora, considerato che ci può stare, avete avuto una partenza non ottimale, però mi sembra che adesso siete perfettamente in linea con il vostro obiettivo. Sì, ma noi diciamo viviamo intanto di partita in partita, di giornata in giornata, siamo contenti di quello che si sta facendo, chiaramente magari mancherebbe qualche punticino, ma alla fine dei conti è giusto così, insomma, noi siamo novellini in questa categoria, certamente vogliamo non perdere la categoria e faremo di tutto per rimanere, ma sicuramente al momento, ripeto, forse qualche punticino, ma nulla più di questo, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, in modo particolare in quest'ultimo periodo, con quei risultati che abbiamo ottenuto proprio all'esterno del fuori casa, appunto nelle ultime giornate, quindi va bene così, speriamo di continuare e fare ancora meglio, ecco, questo è l'augurio che ci facciamo e faccio io personalmente alla squadra. Grazie direttore, va bene così.
Grazie a voi, grazie. Buona serata a tutti, ciao agli amici di Siderno e buona continuazione di serata. Buonasera. Ciao Matteo. Grazie, grazie. Tommaso Costa, prima si parlava anche da ex arbitro, presidente di sezione, Angio cercava un po' di giustificare gli arbitri, eccetera, eccetera. Però insomma, se uno ci riflette a fondo, no, tutta questa abissale differenza che c'è, perché poi nelle categorie professioniste abbiamo VAR, contro VAR, 10-15 arbitri a domenica, ritrovarsi, adesso per carità io non vorrei, ma la domanda devo pur fare, perché ritrovarsi con un unico arbitro in prima categoria, magari non di grande esperienza, poi lasciamo perdere il discorso donna, no, perché altrimenti si scatena il putiferio, non vorrei, insomma, vabbè, arbitro in genere, voglio dire, no? Guarda, però come, da solo io come, con squadre importanti, perché prima, ne dicevamo prima, cioè, squadre importanti con dei giocatori importanti, come parlavamo prima, secondo me prima o poi non si tratta di giovanili o cosa, si dovrà arrivare ad inserire anche gli assistenti in prima categoria, anche perché come dicevamo prima, quest'anno, guarda le squadre, Deliese, Palmese, Propella, Rosa Michele, sono squadre che comunque vanno ad investire per un futuro importante. Quando si parla di Palmese soprattutto, non dimentichiamoci che è una squadra che l'anno scorso è fallita dall'eccellenza e si è ritrovata in prima categoria. Sti Benedetti Guardalinea in prima categoria, li vogliamo mettere? Che io penso bravo che per quanto possa essere un arbitro con difficoltà, tutte le società dovrebbero comunque iniziare a muoversi. Ti faccio l'esempio, noi domenica se fossero stati gli assistenti secondo me sarebbe stato un altro tipo di partita. Vedi? Non voglio tornare lì al risultato, non avremmo preso il primo gol, sì, sì. La palla è scorso domenica, quindi. Però guarda, io non me la prendo con l'arbitro. Vabbè, non ce l'ho con l'arbitro io. Però io. No, noi parliamo di assistenza agli arbitri, non della qualità oppure che donna, uomo. Non è questo. Scusa che ti interrompo, bisognerebbe valutare bene chi mandare in alcune partite. Perché ci sono delle partite che a livello caratteriale, a livello di personalità, se non hai queste qualità. Ma come quest'anno bisogna fare insomma tanta attenzione. E poi che ci sia anche una certa collaborazione tra guardalinea insomma e arbitro, no? Come è successo ieri a Reggio, vero Rocco? Sì. Sì? No, nel senso che comunque ieri mi è parso che c'è stato anche un po' di, non ho visto un gioco di squadra, ecco, venendo la terna di ieri a Reggio, però è stata una bella. Io provo con poco, conoscendo insomma i commenti delle no, persone. È stata una bella partita. Devo dire che la città di Agri è stata forse la squadra più bella vista a Reggio quest'anno. Poi ci vuole anche un po' di feeling, un po' di conoscenza, perché spesso si ritrovano, no? Non lo so, ieri direttori la terna di Palermo con assistenti di Locri, no? Ma che si vedono per la prima volta al campo e scendono in campo dopo ieri mezz'ora. Ho visto proprio l'arbitro, non dico che non li considerasse i suoi assistenti, un po' di feeling pure, no? Ma quasi, no, proprio si è visto proprio nessuna collaborazione. Ognuno per conto proprio. Sì, sì. Ognuno per conto proprio. Sì, questa è quella. Ecco, abbiamo un po' tutti notato questa particolarità. Moviola, allora abbiamo due episodi e noi quelli analizziamo. Allora cominciamo col primo, da dove cominciamo? Il gioco pericoloso, ecco, soltanto un paio di elementi, allora facciamo vedere queste immagini e poi facciamo noi da arbitri, dato che insomma di arbitri abbiamo visto, ci siamo lamentati parecchio questa sera, adesso ci ergiamo noi insomma arbitri della situazione. Partiamo col primo episodio, qual è regia? Siamo sempre in gioiosa Locri ovviamente, insomma per chi avesse da poco aperto il televisore. Allora qui siamo alla rimessa laterale, giusto? Sì, vediamo Gesualdo che tu eri lì, sì, guarda, poco prima che tu andassi via. Guarda, appena batte il fallo laterale. Vediamo anche, seguiamo anche il guardalinea, ecco, sì, giustamente, sì, Gesualdo, sì, fai bene a segnare. Allora, questa qui è abbiamo visto anche il guardalinea. Vabbè, al di là di poi quello che è accaduto, Rocco sfugge anche, diciamo così, al difensore, l'attaccante, sì, diciamoci sì, anche quello. Diciamola tutta, eh. Sì. Allora, cominciamo da Commisso. Commisso, era da ripetere questa. C'era il cambio? Sì, Commisso. Secondo me sì. Sì, Gesualdo. C'era il cambio. Sì, assolutamente. Anche per Albanese? Sì, sì, certo, certo. Per Rocco e anche per Mister Costa, sì, magari? Effettivamente sì. Andava. E poi ci mettiamo altre cose, insomma, l'attaccante che sfugge al difensore, ecco, la posizione dei piedi è buona, però, ecco. Vedi che protesta anche. Sì, subito, però non vediamo bene il guardalinea, però, insomma ci fidiamo di quello che dice Gesualdo, che pare che insomma ha avuto qualche dubbio, va bene. Allora, questo qui mi pare che siamo tutti concordi, no? Almeno questo è emerso, siete per il cambio. Va bene, andiamo avanti velocemente perché vedo che anche
siamo in addirittura d'arrivo, si è fatto molto tardi, ancora abbiamo da parlare, abbiamo anche qui parecchie partite di promozione. Andiamo al secondo episodio, e c'è un gioco pericoloso in aria, mi pare che sia il caso che diceva Gesualdo prima, qui si parlava prima del rigore di Corapi alla Lamezia, qui mi pare che siamo la stessa cosa, addirittura, insomma, è andato subito. Vediamo. Diretto, guarda. Vediamo un po', cos'è questo? Allora, cominciamo da Commisso. Sembra no, sbilanciati, sembra rigore, Gesualdo? Sì, io ti ripeto, l'arbitro può sbagliare, però guardando le immagini televisive mi pare che errori ne ha commesso. Mi pare di rivedere la Lamezia e alla Versa. E anche questo, sì, sicuramente. Rocco? Sì, sì, assolutamente. Sì, Costa? Guardandolo da qui, per noi sposi il coro. Effettivamente, e poi c'era anche l'episodio che abbiamo visto, ma si vedeva benissimo prima della maglia strappata all'attaccante, ecco, in occasione di quella incursione in area di rigore. Beh, mi pare insomma episodi, ma attenzione però, ripetiamo ancora una volta, forse la millesima, 1001, ecco, comunque questo qui insomma non inficia su quelli che sono i meriti dell'Ocri. Per quanto riguarda i meriti dell'Ocri, la forza, la consistenza dell'Ocri, domani ci si pensa meglio, no, a questa sfida di Coppa, sì. Sarà un'altra musica? C'è voglia di rifalsa rispetto alla partita di campionato? Sì, ricordo che l'Ocri ha vinto 5-0 a Reggio. Al di là di questo, la Reggio Emilia ci tiene tantissimo ad andare avanti in questa competizione, anche perché non è mai arrivata a giocarsi una semifinale di Coppa Italia, quindi c'è una grande opportunità. Sicuramente sarà un'altra partita. Un momento migliore rispetto a quella di campionato, no? Dove c'erano delle assenze. Sì, dovremmo salutare in ottimali. Sì, 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 Mister Misi dovrebbe recuperare qualche elemento che in quella partita sfortunata. Ha lavorato oggi o comincerà a lavorarci domani? Oggi. Ha fatto già una seduta oggi, sì, oggi quando c'è la Coppa il mercoledì. Oggi pomeriggio, sì, anche domani si lavorerà. Certo. Quindi una Reggio Med che arriva carica e pronta per, al di là della. Più che rivalsa, c'è voglia di conquistare questa finale. Intanto vediamo Reggio Med Acre di ieri, andiamo a questo servizio, veloci, veloci, veloci che siamo in arrivo. Le Vigne di Palermo, qua di Valdo e Cardia di Locri, passiamo al film di questa sfida, che si apre dopo un giro di orologio con Crispino che non inquadra lo specchio e la porta, difesa da Morabito dal tredicesimo, Reggio Mediterranea in avanti, punizione calciata a Barbuscia per Padin che fa la sponda per Semenzin, irrompe in aria per Padin, la rete del puntero argentino, 1-0 per la Reggio Mediterranea, immediata risposta del Città di Acri con Santa Maria il quale viene servito da sinistra da Crispino, punisce Morabito insaccando in rete con l'aiuto del palo al 25esimo, Reggio Mediterranea ancora pericoloso, campanile di Dall'Oro per Padin, viene travolto in area e massima punizione secondo il direttore di gara, Le Vigne di Palermo alla trasformazione, lo stesso Franco Padin col mancino spiazza l'estremo difensore del Città di Acri, Reggio Mediterranea di nuovo in vantaggi ma non accenna a desistere del Città di Acri, palla per Santa Maria che tira ma la sua conclusione viene deviata in corner al minuto 38 dopo una rimessa laterale battuta da Sposato, ancora Città di Acri pericolosa, questa volta sorvola trasversale la porta di Morabito al 45esimo, Reggio Mediterranea che resterà in 10 uomini, il retropassaggio errato di Verducci favorisce il recupero di Santa Maria atterrato da Foti il quale si guadagna il rosso diretto per fallo da ultimo uomo, costretto allora a giocare oltre un tempo in inferiorità numerico dagli sviluppi della punizione che ne consegue, arriva anche la rete del 2-2 del Città di Acri, Crispino beffa Morabito andando sotto la barriera con questo mancino raso terra, segue il duplice fischio del signor Le Vigne e la sezione di Palermo, squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-2, inizia con un cambio la ripresa con Lancioni e Semenzin, allora di gioco però ancora Città di Acri pericoloso, Santa Maria viene atterrato da Barbuscia in area di rigore, massima punizione, la seconda concessa dal direttore di gara alla trasformazione, si presenta ancora una volta Crispino che è glaciale, spiazza Morabito e porta in vantaggio gli uomini di Mister Pascuzzo, ancora un cambio per Mister Misidi che getta nella mischia Franzò al minuto 67, punizione ben calciata da Gonzales ma trova la reattiva risposta
rossa da parte di Rugna al 70esimo, Reggio Mediterranea che però lamenta un rigore causato da un fallo di mano in area di Bertini, e infatti così ravvisato dal direttore di gara Livigni. Allora terza massima punizione di giornata alla trasformazione, questa volta si presenta Gonzales che dagli 11 metri riporta il risultato in parità spiazzando Rugna e fa 3-3 a Longhi Bovetto, gara pirotecnica. Ci crede nel finale anche la Reggio Mediterranea con questa punizione di Sergio Gonzales, sul quale non arriva all'appuntamento sul secondo palo Luca Verducci, scampoli di gara nel finale anche per Scilla che prende il posto di Dall'Oro, ma non accadrà più nulla a Longhi Bovetto, triplice fischio del direttore di gara Livigni, si dividono la posta Reggio Mediterranea e Città di Acri raddrizza, una giornata sfortunata la compagine Mister Misiti nonostante l'inferiorità numerica. L'avversario più importante Acri, Rocco, tra quelle incontrate finora? Mi ha fatto una buonissima impressione come collettivo, come squadra, per quanto mi riguarda la squadra migliore vista fino adesso a Longhi Bovetto, le squadre che abbiamo affrontato. Torniamo all'Ocri, una questione importante, storica, perché poi erano tante antagoniste che davamo alla vigilia, no? Però abbiamo visto insomma fasi altalenanti di tutte quante tranne dell'Ocri. Ci auguriamo che una fase insomma contraria non la debba attraversare il Locri, perché finora mi pare che abbia avuto consistenza e regolarità. Sì, in questo momento assolutamente i risultati parlano chiari, la classifica parla chiara. A qualche punto chi vedi mister come possibile insomma vera antagonista? Io penso la Reggio Mediterranea, penso sì perché hanno un allenatore molto bravo, molto capace. Confermo. Allora intanto fatemi dire che ne abbiamo parlato, però insomma ci siamo prefissati all'eccellenza perché ci aspettava l'ospite eccetera eccetera, ma ancora dobbiamo vedere il servizio di Biancavilla Cittanova che vedremo alla fine. Adesso veloce la grafica di promozione, perché abbiamo anche qui qualche partita e da dare una migliore analisi. Bagnarese Archi 1-0, fuori casa Carafa Ravagnese 3-0, Lido che sta insomma un po' preoccupando in questo ultimo tratto, beh pareggio in casa anche con San Giorgio, Campo Vaticano Africo 2-1, 5 Frontese Vallata 1-0, Gioiese Brancalone, la partitissima di questo fine settimana ribaltata dal Gioiese 2-1 col Brancalone, Melicucco Rombiolese 2-1, 3-2 del San Gaetano col Borgo Grecanico. A proposito di Borgo Grecanico, andiamo al servizio proprio di San Gaetano Borgo Grecanico. Si parte in questo momento, giocherà con Leonardi, Mallamaci, Postorino, Iacono, Nocera, Laganà, Benito Lacava, Palmisano, Marra, Caracciolo e Savino. In panchina Carmelo Romeo, Arcidiaco, Melchionna, Vono, Gianluca Lacava, Falduto, Nino Falduto, Modafferi, Fulco e Bartolomeo. Mister Roberto Crea. Presidente è Gianluca Califano. Per quanto riguarda invece il Borgo Grecanico Melitese, è sceso in campo con Falcone, Nino Martino, Garcia, Mangiola, Lori, Candito Francesco, Romeo, Gonzalo, Candito Gabriele, Obinna e Liotta. In panchina troviamo Violi, Caridi, Iamonte, Marengo, Nasser, Monterosso, Perla, Tripodi e Nucera Giuseppe. Dattilo, i primi del Novecento, attenzione al contropiede, c'è Liotta, supera, c'è vicino Candito, non lo serve, lo serve in questo momento, è da solo, a tu per tu col portiere, pronto e gol! Candito, Gabriele al quinto minuto. Anfan prodigio. Quinto minuto, il Borgo già in vantaggio, azione strepitosa. È la prima volta che vediamo dal primo minuto Liotta che fa un assist davvero al bacio, Domenico, e Candito non può fare altro che mettere dentro. Gina non si aspettava. Candito Gabriele non riesce a difendere palla sulla Ganà, troppe spintoni, e questa volta la Ganà reagisce, va a spintonare Gabriele Candito, va anche il fratello. Il modo di giocare deve essere maschio, no, ma si continua così.
Romeo è andato a, viene espulso Romeo, un fallo di reazione forse, l'arbitro addirittura estrae il cartellino rosso direttamente per Romeo. Romeo che non è certo Dimitri, la pecora nera della famiglia Karamazov. Se ne va benissimo Liotta, Domenico. Buono per Robin, limite, entra in aria, scocca il tiro e poi deve... Nonostante l'inferiorità numerica, il Borgo sfiora il raddoppio. A di qua del centrocampo, in area ed è il pareggio! E il pareggio del San Gaetano al 30° minuto. Come un Archimede cerca di inventare qualcosa, lo fa offrendo a Lori sulla sinistra, entra in area, potrebbe dare a Liotta, supera il suo diretto avversario, c'è ancora Gabriele Candito al... Perde l'attimo giusto, ma Obinna prova, respinto il suo tiro, ecco il Garcia. Il passaggio di Moby Dick per poterla piocinare. E proprio in area, forse un tocco di mani di qualcuno. Gonzalo, cross dentro Savino, si libera da solo Falcone, in uscita miracolosa. Dicevamo di un po' di cambio di tattica da parte di Cormace, sempre 4 dietro. Rovesciata volante incredibile, meravigliosa. C'era un fallo. 5 in aria, Obinna è solo, chiede palla, ma Candito preferisce il cross lunghissimo. Liotta colpisce per sfiora il palo. Francesco Candito torna, c'è, chiede palla Marra, viene servito, ora un po' spostato sulla sinistra, davanti Nino Martino, vediamo, palla sul sinistro, prova, palla di poco alta. Che può fare strada, che può arrivare in alto. Potrebbe, certo. Attenzione ora qui all'attacco del Borgo, Obinna. Gioco di bellissimo il suo tocco verso Yamonte cambia per Gonzalo in aria, si fa fuori un avversario, palla sul destro, sul sinistro, all'interno per Yamonte, tocco troppo leggero in aria, esce ora con la palla al piede, con il petto dice l'arbitro e se ne va ora Caracciolo, dal quale ripeto sono partite le azioni più importanti del San Gaetano. Qui ferma Attica di voler addormentare, ecco l'errore, Monterosso per Obinna in aria, tocco, gol, vola, ecco il Obinna vola in aria, lui trasforma in gol la palla, Obinna, e il Borgo pareggia incredibilmente in 10, Domenico. Questo cambio si tratta di un cambio di un calciatore per l'attacco. Crossina, attenzione, colpo di e va in gol il San Gaetano, va in gol il San Gaetano, 3-2. È entrato anche Mangiola, sì, c'è palla a raso terra, si va per le terre, l'arbitro è però abbastanza lontano. Rincorre palla Candito, si impossessa del pallone, entra in aria sulla sinistra, toccato fallosamente, ma l'arbitro lascia proseguire, non trova, non vede. Sono tre o quattro volte che invoca la concessione del rigore, ma nulla da fare. Sì, non ha visto, dovrebbe aver assegnato 4 minuti di recupero, errore in fase di appoggio, attenzione da solo, sinistro e palla di poco fuori, di poco fuori. Fa stop di petto, perla al destra, entra in aria, riesce ad entrare in aria, poi qui però si lascia fermare dalla veemenza. I pirati della Malesia. Al massimo 21, cross in aria, salta e colpisce di testa sul fondo. Illusione ottica del gol, brivido lungo la schiena non solo dell'uomo ragno locale ma anche dei tifosi. Il di trasferta continua, finisce 3-2 per il San Gaetano. Eravamo proprio in altura in classifica, abbiamo visto una buona partita. Sì,
Sì, una buona partita. Comunque per quanto riguarda la promozione non ho nessuna... Ma era Gioiese e Lido, invece adesso è cambiata la cosa, insomma, le sorti sì. sono tra Gioiese e Brancaleone. Però sì. le due sono incontrate ieri. Ha giocato ieri Palmese-Brancaleone, ha vinto una partita molto importante. Una partita molto importante. Io continuo a dire che la Gioiese non dovrebbe avere nessunissima difficoltà per tornare in categorie superiori, lo sta dimostrando perché è partita non benissimo, però si sta riprendendo alla grande. Ha vinto una partita contro una squadra che ieri è indicativa. Sì, infatti, pare che non meritava neanche di vincere, però è una squadra che sta facendo veramente. Vinci i campionati anche vincendo in maniera sporca, Certo. Adesso vedremo invece cosa sta capitando alla Lido, perché abbiamo il servizio tra Lido e San Giorgio, ma prima fatemi fare due domande veloci ai nostri ospiti, siamo veramente in chiusura, allora dovendo scegliere un paio di avversari, di squadre, no, che possono ambire la vittoria finale, allora selezioniamo Palmese e Deliese, che cosa l'una e cosa l'altra, che cosa più l'una dell'altra e chi? Ancora non l'abbiamo incontrata, comunque la Palmese lo farete presto, lo faremo presto. Penso già, domenica dovremmo giocare con la Palmese. Sì. La Palmese ha sentito dire ha dei nomi importanti, però alla fine chi la spunta è a Comis? Ma io penso la Deliese, perché la Deliese... O vuoi che ti faccia questa domanda domenica sera? No, forse è meglio farla a fine dicembre, Costa. Un dicembre nero, come lo vede, da veggente? Per noi, la sfera di cristallo, per noi sarà sicuramente un dicembre molto molto tosto e impegnativo. Nero, nel senso nero, ancora da disputare, nero, avremo difficile. Avremo la Palmese nero. In trasferta domenica, poi avremo la parentesi in casa con il Polistena. Poi Pellaro e Deliese. Poi avremo Pro Pellaro il 12 e il 19 la Deliese, tutte e due in trasferta, quindi sarà molto tosto, quindi... Quindi o sotto l'albero tanti regali o genere o sarà cosa. Sarà duro, però dobbiamo assolutamente cercare comunque di mettere in difficoltà queste squadre. Lido San Giorgio, servizio. Siamo veramente in chiusura. Arriva subito. È stata una partita dove noi sinceramente abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me, dove non mi è sembrato che il livello di gioco si fosse bloccato, poi invece nel secondo tempo il nervosismo secondo me ha preso il sopravvento, non siamo riusciti a palleggiare come solitamente facciamo e quindi ci siamo un attimino disuniti e alla lunga la partita si è andata ad incanalare su uno 0-0 molto... Non mi è piaciuto questo secondo tempo, perché comunque secondo me la squadra ha le qualità per giocare molto meglio, esattamente come aveva fatto nelle altre due partite, perché sono stati sì è vero due pareggi con questo 3, però gli altri due pareggi sono stati di un'altra pasta, sinceramente avevamo messo sotto gli avversari, cosa che oggi invece è successo parzialmente. Dobbiamo semplicemente stare tranquilli e avere la consapevolezza che comunque il nostro percorso passa da questi momenti, dovrà passare da questi momenti per forza, perché la squadra sta crescendo dal punto di vista di tanti piccoli particolari, perché la rosa comunque non è molto grande, siamo una squadra giovane, quindi noi sapevamo che avremmo affrontato questi periodi. Il problema è stata probabilmente, paradossalmente, la nostra partenza, che ha e con 5 vittorie consecutive aveva portato magari a pensare che noi potessimo fare un campionato da primo posto senza avere ostacoli. Non è questa la nostra dimensione, ma noi ci vogliamo arrivare ad avere una dimensione differente da quella che si era ordinata, diciamo, all'inizio, e quindi credo che lo possiamo fare solo ed esclusivamente con il lavoro, e ragazzi questo lo sanno bene. Mi auguro che in questo momento ci sia l'intelligenza di capire che la nostra partenza molto importante non debba essere un difetto di quello che è la nostra stagione e di quello che noi dobbiamo andare a fare. Sono contento sicuramente di aver preso un buon punto contro una squadra blasonata come il Catanzaro, ben costruita come noi tutti sapevamo, però da una parte c'è tanto rammarico perché credo che oggi 3 punti li meriterebbe il San Giorgio per le occasioni che ci sono state, soprattutto nel primo tempo, 2 palle gol clamorose
davanti alla porta, dove il suo portiere, diciamo che è stato molto bravo. Il secondo tempo una partita combattuta, molto maschia, e anche se con Crisalli potevamo chiuderla tranquillamente, ma ha colpito tra il suo portiere. E dopo l'espulsione la partita è andata scemando, il pareggio diciamo che è stato bene ad entrambi. E sono contento della prestazione, spero che il campionato nostro continui su questa scia. Telegrafici, perché siamo già in overtime, la Lido si è nervosita, quindi bye bye Gioiese, no? Ma detto all'inizio, la Gioiese è quella, solo lei può perdere il campionato, nonostante il Canzarolido ha avuto una partenza molto forte, molto, molto importante, però adesso i valori sembrano da un po' si siano ristabiliti e la Gioiese fino alla fine, salvo colpi di scena, difenderà il primato. Domenica ci sono altre partite, non si finisce mai di avere partite interessantissime, bellissime per fortuna, e ci sono altri derby. Allora domenica c'è ad esempio, vorrei un tuo pronostico, Gioiosa Stilo. Gioiosa Stilo secondo me uscirà un pareggio. Un pareggio. Invece un altro derby, andiamo a Reggio Calabria, Costa, c'è Gallico, Reggio Medio. Può sembrare una partita semplice per Reggio Calabria, ma secondo me non lo sarà, anche perché il cambio di allenatore che hanno avuto lì e la vittoria di domenica hanno creato entusiasmo, quindi penso vorranno ben figurare. Tra quanti mesi tornerai al campo, Gesualdo? Tanto, visto la delusione, visto la noia che ho avuto, sicuramente passerà un pochino di tempo. Io sono andato perché avevo promesso, ti ricordi, al presidente, all'avvocato, sì, Mollica, sì, che sarei andato, sono andato, però non, sinceramente mi sono veramente annoiato. Insomma, chiudiamo in maniera decorosa. Veramente annoiato. Trasmissione che invece chiudiamo in maniera molto decorosa. Chiudiamo in maniera molto decorosa per questo bel successo in Città Nuova, in quello di Biancavilla. Ne abbiamo parlato prima quando parlavamo di Serie D, avevamo in serve appunto di vedere questo servizio. Lo facciamo adesso in chiusura, grazie, a lunedì prossimo. Parte ora il match con il Biancavilla in possesso palle, che cerca subito la profondità e poi la gabbia del Cittanova si chiude e riesce a riconquistare palla la formazione ospite, che lancia verso il numero 10 Tommaso Bonanno, che aveva provato ad appoggiare al compagno di reparto ma cerca la sovrapposizione e la trova da parte di Ancione, che guadagna palla nonostante l'intervento della difesa della Cittanova. Ottima iniziativa per Ancione, che aveva trovato l'inserimento in area di Manfre, anticipato, deviazione il Biancavilla di testa. Ora Ancione, slalom sulla destra, mette in mezzo il colpo di testa. Giocatori biancavillesi però tutto fermo, perché c'è stato anche un fallo. Tommaso Bonanno indietro, la stoccata di Pane, ben lontana però dalla porta, difesa da La Rosa. Ancora gli Etnei in avanti, Santa Paola lotta al vertice dell'area, sceglie di allargare verso destra, il cross adesso per la testa di Rabbeni, con la conclusione, la spizzata di testa del numero 11 Etneo, che vola pochissimo alto sulla porta di Genovese. Esce Viglianisi e il numero 13 Guerci a prendere il suo posto, ma la palla torna in possesso offensivo per il Cittanova con Savasta, che prova la conclusione, e il centravanti ex Giarre Troina e Paternò ha trovato la stoccata, ma l'opportunità di poter sviluppare una nuova azione, magari di far spiovere palla in aria. Caraco cerca il suggerimento verso Santa Paola, che entra in aria, esplode il tiro e la risposta di Genovese, che si salva di piede. Squillo prepotente del Biancavilla, del Cittanova, con Pane che riesce ad avere la meglio, lancia verso l'area dove innesca il numero 10 Tommaso Bonanno, che trova lo spiraglio per il tiro, ma è un tiro abbastanza telefonato. Meola e Petrucci. Ora il Cittanova aveva trovato il lancio verso l'area del Biancavilla, ma arriva il fischio del direttore di gara e quindi la prima frazione
qui all'Orazio Raiti tra Biancavilla e Cittanova si conclude sullo 0-0. Un infortunio parte adesso con il fischio dell'arbitro Dorillo della sezione di Torino, la seconda parte. Santa Paola che riesce ad avvicinarsi all'area, esplode il tiro da poco fuori area, è un primo sussulto per il Biancavilla in questo secondo tempo e parte proprio il numero 10 che cerca la conclusione direttamente in porta e scheggia la traversa proprio all'incrocio. In questo momento si è toccato la coscia Micheli, il numero 6, subito sostituito a Schirone genovese. Intanto vediamo che la barriera del Cittanova si dispone anche con il coccodrillo e la conclusione di Maimone che si spegne alta sulla destra, mentre sarà il numero 17 Panza a prendere il posto di Palmisano. Sembra prendere le misure della porta difesa alla rosa della barriera disposta dall'estremo biancavillese. Fischio all'arbitro, parte Buonanno e vola la rosa sulla propria destra. Nuovamente Buonanno a battere dalla bandierina cercando il movimento dei compagni, soluzione che viene scodellata in aria e trova la rete, il vantaggio del Cittanova che si ritrova in vantaggio ed è Petrucci il marcatore. Petrucci che era stato una costante spina nel fianco nel corso soprattutto del primo tempo per il Biancavilla e fa cenno di aver accusato il colpo. Intanto dalla bandierina Ancione in mezzo, la palla scodellata sulla testa del numero 17 Panza. Ad abbandonare il campo sarà Caracò, quindi cerca, prova a dare una scossa, un segnale evidente, Pidatella in corsa, la parabola scodellata in mezzo, la difesa della Cittanova fa buona guardia, c'è la botta dalla distanza, adesso la mischia con Manfred che aveva provato la zampata ed è sempre azione offensiva proprio con Buonanno che trova la conclusione da centro aria su suggerimento di Maggio. Ultime chance che non possono essere concretizzate per il Biancavilla perché l'arbitro fischia la fine, arbitro Nicolò Dorillo. 0-1 per il Cittanova che conquista una nuova vittoria esterna mentre il Biancavilla non riesce a uscire dal tunnel e a trovare quella vittoria che rilancerebbe gli uomini di Pidatella, che li avvicinerebbe sicuramente alla zona salvezza. Dall'Orazio Raiti è tutto, ricordiamo il risultato, 1-0 per il Cittanova sul Biancavilla.